ragazzi, è un nuovo video, oggi video richiesto da voi. Un sacco di voi mi hanno scritto chiedendomi di fare il video comparazione tra la Naked It e appunto la Naked 1 o la Naked originale, quindi ho pensato perché no, appunto accontentarvi, così potete vedere le due palette, diciamo, fianco a fianco e appunto se magari non ne avete nessuna decidere quale andare a comprare. Non ho la Naked 2 e la Naked 3 semplicemente perché la Naked 2 erano colori freddi e non è che sono una fan, e la Naked 3 c'erano i rosini e anche lì non sono una fan, quindi non le ho comprate perché appunto non le avrei utilizzate, quindi buttare i soldi proprio così non mi sembrava logico. Comunque, queste sono le due palette. Partiamo da... aspettate che tolgo il pennello da qua dentro perché continuo a far così, sento una macarena. Comunque, queste sono le due palette. Come potete vedere già dal packaging si può vedere una differenza colossale, ovvero questa qui della Naked è in velluto ed è molto ma molto più leggera rispetto a questa qui che invece è in questo packaging di plastica comunque duro. Tra i due preferisco ovviamente quello della Naked It, semplicemente perché questo qui si rovina, si sporca, se vi cade l'ombretto vi rimane il, come si dice, la macchia dell'ombretto, mentre questo è molto più semplice da pulire e in generale non si sporca facilmente come si può sporcare questo. Anche all'interno possiamo vedere che Urban Decay ha decisamente cambiato il packaging, ovvero se nella Naked 1 abbiamo uno specchietto che è abbastanza misero, nella Naked It abbiamo lo specchio gigante. Anche la dimensione degli specchi è stata cambiata nel corso diciamo degli anni, e devo dire che anche qui preferisco sempre quello della Naked It perché appunto è uno specchio più grande. Per quanto riguarda il prezzo, questa qui costa 53 euro. Onestamente ci sono rimasta quando ho visto il prezzo, perché quando io l'ho comprata, e l'ho comprata tipo 4 anni fa, 5 anni fa, comunque un bel po' di tempo, un bel po' di anni fa, l'avevo pagata 49 euro, quindi da 49 a 53 uno può dire sì, sono solo 4 euro, però se così andiamo avanti la Naked 10 sarà 60 euro, comunque mentre questa qui costa 51 euro, quindi anche a prezzo in realtà la Naked It vince, perché questa qui costa 53, questa 51. Sì, si tratta comunque di un prezzo abbastanza simile e anche di comunque abbastanza un prezzo abbastanza simile, però anche 2 euro fanno la differenza in ogni caso, quindi questa qui è un po' più costosa rispetto a questa. C'è da dire che la Naked 1 ha un posto, diciamo, molto... ha un posto nel mio cuoricino perché è stata la mia prima palette, e c'è anche da dire che l'Urban Decay è stata uno dei primi brand a lanciare il trend dei colori neutri nella piega. Ora, nel mondo... nell'industria del make-up di 5-6 anni fa questa palette era una palette innovativa, se non ce l'avevi, cioè, ma chi sei? Non sei nessuno, insomma, e quindi per quel, diciamo, quel mondo, per quell'industria, questa qui era la palette da avere, e onestamente sì, Urban Decay ha lanciato il trend. Nel mondo di oggi non so se io andrei a spendere 53 euro per questa palette, per varie ragioni, perché... in questa palette rispetto a questa abbiamo una differenza tra colori matte e colori shimmer. Qui abbiamo solo 2 colori shimmer, mentre qui ne abbiamo ben 7, che per me la differenza è enorme, perché io nella mia, diciamo io di solito uso sempre colori matte per fare i miei trucchi, non uso tanti colori shimmer, quindi anche per questo secondo me questa qui è, diciamo, per i miei gusti personali è meglio. E onestamente adesso ci sono talmente tante ci sono un sacco di palette neutre che questa qui non so se è più diciamo al passo con i tempi, insomma è stata una palette, diciamo, avanguardista, se vogliamo essere madonna, mi sento come si dice, Vittorio Sgarbi, avanguardista. È una palette, è stata una palette comunque d'avanguardia perché hanno lanciato il trend, però nel mondo di oggi onestamente se la ritirassero
io non è che mi sentirei, oddio, me ne devo comprare 10 perché non posso vivere senza questa palette. Per quanto riguarda questa palette, sono arrivati tardi per il trend dei colori caldi. Molte persone dicono che dopo la palette dell'Anastasia Beverly Hills ormai il trend era passato. E in realtà io posso condividere e non condividere semplicemente perché di colori caldi non ce ne sono mai abbastanza e sono i miei colori preferiti. E c'è da dire che questi colori, so che sembrano simili ad altri colori, ma non lo sono, fidatevi perché io li ho swatchati e onestamente ho dei colori simili in altre palette, colori di Makeup Geek che sono simili, ma questi qui sono molto molto unici per quanto riguarda il sottotono, per quanto riguarda appunto il sottotono, la pigmentazione, il colore in generale. Quindi, in parole povere, io direi che tra le due palette sicuramente andrei a comprare la Naked Heat rispetto alla Naked 1. La Naked 1, questa qui penso che non la butterò mai perché appunto come ho detto è stata la mia prima palette, però per quanto riguarda scelta dei colori, la formulazione dei colori, ovvero il finish dei colori, preferisco sicuramente la Naked Heat avendo più colori matte. Ovviamente si tratta di gusti personali e io non sono a dirvi guardate, dovete assolutamente avere la Naked Heat e la Naked 1 fa schifo. No, non fanno schifo, sono ottime palette tutte e due. Però anche qui va a gusti, cosa vi piace di più? Se vi piacciono più i colori caldi andate su questa, se vi piacciono più i colori shimmer andate su questa. Se volete avere questa, perché questo è il cult del make-up, è la storia, cioè questo è un giorno, questa palette un giorno sarà storia, questa sarà vintage, perché è stata la palette. Però in ogni caso tra le due io andrei sicuramente a scegliere la Naked Heat se io non avessi nessuna di queste palette e dovessi andare a comprare una palette delle Naked, andrei sicuramente a comprare la Naked Heat. Tra parentesi, non ho parlato delle altre due palette perché A non ce le ho e B, onestamente, i colori in quelle palette non mi è mai piaciuto, ovvero la seconda si trattava di toni freddi, mentre la terza si trattava di rosini. Onestamente, questi colori sono colori che non uso mai, quindi io vi sto parlando di queste due palette perché si tratta di palette che mi piacciono, che ho usato e che appunto rispecchiano i miei gusti. Non posso parlare per altre palette che non ho mai provato. Comunque, ragazze, questa era la mia opinione. Fatemi sapere voi nei commenti quale palette preferite, la Naked Heat o la Naked 1. Secondo voi qual è la migliore? Condividete oppure no con me la mia opinione. Fatemi sapere nei commenti. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!